1200 partecipanti da tutta Italia e 60 squadre. Le finali nazionali WISP sono un'occasione per leggere la passione più popolare, quella del calcio, con gli occhi, le voci e l'entusiasmo di chi gioca a pallone per piacere, ma non solo. La novità di quest'anno è stata l'inserimento di mini tornei dedicati alle varie sfaccettature del calcio sociale WISP. Integrazione sport, non basta dirlo. A Rimini ce n'è stata la dimostrazione. Abbiamo rappresentato tutte le attività che facciamo sul territorio, quindi sto parlando di calcio a 5, maschile e femminile, di calcio a 7 e di calcio a 11. Però insomma la cosa da sottolineare quest'anno è che abbiamo voluto rappresentare tutte le attività volte più al sociale che tutti i giorni su tutti i nostri territori i nostri dirigenti riescano a mettere in campo. E quindi abbiamo iniziato con i ragazzi rifugiati politici, abbiamo continuato con i centri di salute mentale e abbiamo fatto uno spot per il lancio che stiamo facendo in Italia rispetto al calcio camminato, walking football. Quindi tutte le nostre attività più volte a sociale sono state rappresentate in questa edizione delle finali nazionali WISP. Io sono Abu, sono il capitano della squadra di Ceres World Team e questi ragazzi sono i miei amici della squadra. Noi siamo di Torino, praticamente nelle valli di Lanzo. Un giorno la squadra di Ceres ha deciso di prendere due o tre ragazzi per giocare con loro e abbiamo fatto una partita amichevole e questa partita l'abbiamo vinto. E loro hanno visto che come noi siamo bravissimi e hanno detto come noi loro non possono prendere due o tre ragazzi, quindi hanno deciso di prendere tutti noi per giocare la partita, per fare una squadra di Moro Team e così che è nata la squadra e ora noi siamo in finale a Rimini per giocare finali nazionali. Lo sport aiuta perché ha una capacità di rendere più forte la loro autostima. Loro arrivano da una situazione quasi tutti di profondo disagio. Il fatto di riuscire a primeggiare o comunque di confrontarsi con altri ragazzi italiani o stranieri li porta a far sì che cresca la loro autostima e li aiuta anche dal punto di vista psicologico. Poi in questo caso l'essere arrivati a fare le finali nazionali per loro è il premio più bello. Siamo qui oggi a testimoniare un percorso che nel caso specifico a Modena è nato, è un progetto che si chiama 6 New World, Sport, Educazione e Integrazione, che coinvolge la cooperativa Caleidos all'interno del programma Mare Nostrum e con i ragazzi di Caleidos stiamo già da qualche mese realizzando una serie di iniziative di calcio non solo, quindi atletica piuttosto che camminate, parchi, trekking, quindi il gruppo di Caleidos di Modena oggi è qua su questo territorio ed incontra dei gruppi corrispondenti per provenienza o perlomeno per storia che sono aggregati sia sul territorio di Forlì che di Cesena. Lavoro con la cooperativa sociale Cimonlus, operiamo sul territorio di Forlì e adesso anche di Cesena. I ragazzi sono circa 250 e oggi abbiamo una piccola rappresentanza, da Forlì ad esempio sono in 7, mentre quelli da Cesena sono un po' più di 10. Abbiamo organizzato questo torneo insieme alla WISP per far giocare, per integrazione, questi ragazzi che sono tutti rifugiati politici. Come dicono sempre loro, siamo noi cara Cremeno. Sì, siamo noi cara Siamo all'Eco, vicino all'Eco, 10 km dall'Eco, un piccolino paesino con Cremeno. Siamo i ragazzi di nazionalità, diverse. L'anno scorso eravamo lì, ma il nostro capo Pino ha organizzato un torneo di calcio 5
e di lì abbiamo organizzato a fare una squadra di calcio, vediamo se possiamo provare a fare qualcosa, perché siamo lì tutto il giorno, almeno che facciamo le cose, che almeno divertiamo. Arrivano da tutta l'Africa, noi come arrivano li facciamo un'accoglienza, li mettiamo a loro agio. Poi è venuta questa idea insieme a Pino nel comitato con il Giorgio di Lecco, che già faceva questo campionato. Abbiamo pensato di iscrivere i ragazzi anche per farli un po' conoscere l'ambiente di Lecco, perché abbiamo avuto i primi mesi molti scontri sia con i cittadini, perché non volevano questo centro a Cremino, perché è un paesino di 5.000 abitanti, loro sono 120 dove sono attualmente, e questa è stata l'opportunità per loro per farsi conoscere. È un riscatto sociale nei confronti, diciamo la verità, di alcuni italiani che non possono sopportare la loro presenza nel territorio.